Cari telespettatori, ben ritrovati a Dunata degli Alpini 2018, ci troviamo a Trento, ci troviamo all'ex parco di Santa Chiara, qui all'interno alla cittadella degli Alpini, per andare a scoprire le particolarità di questo mondo, il mondo dell'esercito italiano. Benvenuti a tutti, siamo all'interno della cittadella militare allestita qua all'interno del parco Santa Chiara di Trento, cittadella per in occasione della 91esima adunata nazionale di tutti gli alpini. Un evento molto sentito, una adunata dolomitica, adunata del centenario. All'interno proprio di questa cittadella sono esposti, poi la particolarità proprio di quest'anno è il fatto che abbiamo anche anticipato l'apertura, quindi è da giovedì 10 che noi siamo aperti appunto con l'allestimento di mezzi, materiali, equipaggiamenti dell'esercito italiano, in particolar modo anche delle truppe alpine, e quindi con assetti specialistici, lo ricordiamo, con doppia funzionalità, cioè il famoso dual use, dove l'esercito viene impiegato sul territorio nazionale e anche all'estero. Territorio nazionale, purtroppo sappiamo, accadono spesso situazioni di emergenza e calamità naturali, per cui abbiamo diversi assetti specialistici come quelli del secondo reggimento Genio Guastatori Alpini, proprio qua di Trento, che sono intervenuti in numerosissime attività sul territorio nazionale, in numerosissime calamità purtroppo che colpiscono il territorio nazionale, e quindi sia in centro Italia, in Abruzzo, ma anche in Emilia o anche all'estero, per dire anche ad Haiti, sono intervenuti rapidamente, quindi vantano numerosissime professionalità all'interno. Poi all'interno della cittadella gli ospiti potranno visitare numerosissimi altri stand, anche gli aspetti culturali del Museo Storico Nazionale degli Alpini, che lo ricordiamo ha proprio sede qui a Trento, sull'Acropoli Alpina del Dos Trento, attualmente in fase di ampliamento, ma per renderlo fruibile qui in città, in centro appunto è stata allestita una sede temporanea a Torre Vanga, e anche all'interno della cittadella non poteva mancare ovviamente una mostra statica di cimeli storici. E poi tanti altri assetti, abbiamo anche un elicottero per i bambini, insomma, visitabile, oppure tutto ciò che riguarda gli assetti, diciamo, sportivi del centro addestramento sportivo, quindi alpino dell'esercito. Ma abbiamo anche ulteriori assetti, abbiamo anche presente qua un punto informazioni dove anche i giovani interessati alle prospettive di carriera possono prendere visioni, informarsi sulle opportunità che vengono offerte. Se un giovane o una giovane volesse entrare nel corpo degli alpini e non si trovasse qui a Trento in questo momento, dove si potrebbe recare? Allora, lo ricordiamo che tutti gli arruolamenti da un paio d'anni sono esclusivamente in forma telematica, quindi esclusivamente sul sito dell'esercito www.esercito.difesa.it, che rimanda al portale unico dei concorsi della difesa, dove ci sono tutte le opportunità di arruolamento. In compagnia del capitano Boschian, cosa troviamo in cittadella? La cittadella militare è dedicata al dual use, ovvero alla duale capacità dell'esercito italiano, in particolare delle truppe alpine, a dedicarsi nei soccorsi alla popolazione colpita da eventi calamitosi quali terremoti ed alluvioni. E la memoria va immediatamente agli eventi tragici del 2016 e 2017 con il terremoto del centro Italia, dove proprio a maggior ragione tutti gli assetti della Forza Armata si sono dedicati e prodigati ad operare in questo frangente, a sua volta nell'emergenza sull'emergenza, ovvero le copiose nevicate che sono subentrate. In particolare, infatti, abbiamo le squadre soccorso alpino proprio del comando truppe alpine, che nascono dal soccorso piste, dall'attività in montagna e in particolare quindi nel soccorrere la popolazione in questi frangenti veramente molto critici. Abbiamo anche il centro addestramento militare alpino di Aosta, che è qui con il ponte tibetano e la palestra di roccia, che sicuramente sono una bella attrattiva per i più piccoli, ma sicuramente hanno una funzione fondamentale perché forgiano i istruttori di sci e di roccia delle truppe alpine e dell'esercito italiano. L'Istituto Geografico Militare è l'ente cartografico di Stato, produciamo cartografie alla scala 25.000-50.000 di tutta Italia, è anche ente di supporto alle forze armate perché la cartografia non ha colore,
cioè la cartografia viene prodotta, i dati cartografici che servono sia in ambito civile che in ambito militare. In questo caso abbiamo portato alcuni esempi, ovviamente della zona del Trentino e nelle zone limitrofe, di cartografia al 25.000 che potete vedere, al 50.000, i plastici che devo dire hanno un grandissimo successo, in questo caso sono plastici regionali, che permettono anche la visione dell'altimetria, quindi la morfologia del territorio. Siamo in compagnia del generale Basset perché vogliamo parlare dei musei che sono stati allestiti all'interno della cittadella degli Alpini. Musei storici, musei che raccontano qual è l'excursus degli Alpini all'interno anche delle calamità naturali che si sono verificate negli anni in Italia e non solo. In generale devo anche dire che non solo la cittadella degli Alpini, ma in tutta la città esistono mostre storiche, comunque illustrano diversi aspetti del mondo degli Alpini, e quindi invito tutti comunque ad andare a visitarle. In cittadella noi abbiamo deciso di allestire una serie di mostre. Una è quella che vedete alle vostre spalle, è Noi ci siamo sempre, ed è una mostra dedicata alla volontà delle forze armate, in particolare degli Alpini, di aiutare la popolazione in caso di pubbliche calamità. Ed ecco, quindi abbiamo fatto uno studio storico accompagnato da immagini e brevi didascalie che riguardano proprio questo progresso, dove gli Alpini hanno sempre mantenuto l'attenzione ai bisogni della popolazione, soprattutto in questi casi di disastri naturali. Quindi siamo partiti dall'inizio del corpo, dal secolo XIX, fino ad arrivare ai giorni nostri. Naturalmente la rassegna è sintetica. Molto abbiamo scritto sul Vajont, anzi il Vajont rappresenta l'immagine che abbiamo scelto per tutti i roll-up di sfondo, proprio per ricordare il primo grande gravoso impegno degli Alpini. Ingrandimenti per quel che riguarda la città di Trento per il Museo degli Alpini, il Museo Storico degli Alpini. Sì, è un ingrandimento che abbiamo previsto, ma anche una riqualificazione. E quindi la città di Trento, il territorio, avrà un museo degno di nota e che permetterà un ingrandimento innanzitutto della superficie espositiva, arrivando a 1700 metri quadri rispetto ai quasi 800 attuali, ma soprattutto un nuovo tipo di allestimento. Una prova di questo allestimento l'abbiamo fatto in una sintesi molto, molto piccola in Torre Vanga, dove potrete andare a visitare questo museo, e dopodiché abbiamo intenzione, insieme alla Provincia Autonoma di Trento e all'Associazione Nazionale Alpini, nazionale, quindi di costruire questo museo. I lavori sono già iniziati, ci auguriamo di finirli in tempi brevi, comunque la nostra volontà è quella di costruire questo grande nuovo museo per tutti noi gli alpini. Questo insieme al robot, che oggi non abbiamo, serve per disinnescare pacchi bomba e autobombe. Quanto pesa? Peso complessivo della tuta 40 kg. Vuoi provare il casco? Assolutamente sì. Se ti togli gli occhiali. Tolgo gli occhiali, posso lasciarti questo secondo? Grazie. Però. Immagina di utilizzare questa tuta che pesa 40 kg in Afghanistan a 55 gradi all'ombra. Siete i miei eroi. Nelle truppe alpine, diciamo, stiamo iniziando ad avere una maggiore realtà di quello che è il soccorso, sia nella parte soccorso piste che parte meteo, mont e quanto ne concerne, no? Quindi qua in questo stand in particolare abbiamo deciso di porre sia la parte Metemont, che è la parte che si occupa appunto di appunto tramite l'ausilio di stazioni meteo oppure stazioncine adibite, apposite, fisse nelle varie basi o in varie località, di monitorare quello che è lo strato, diciamo, del manto nevoso, tutta l'azione nivologica durante lo scorrere dell'inverno. Oltre a queste rilevazioni eccetera, facciamo anche delle rilevazioni magari in loco, magari rilevazioni empiriche, dei controlli continui anche durante le nostre gite eccetera. Poi abbiamo messo anche una parte di soccorso alpino militare,
con tutta l'attrezzatura che noi adoperiamo durante le nostre esercitazioni.